esploriamo la piattaforma di formazione a distanza Scuola Digitale Sardegna. Troviamo la home che stiamo vedendo in questo momento e troviamo, cominciamo dall'ultimo, lo spazio help dove è presente un manuale d'uso di questa piattaforma. Poi troviamo esperienze, strumenti e lezioni. Queste aree saranno oggetto di studio nel modulo 2. Quindi troviamo introduzione alla LIM, questa è l'area in cui troviamo il materiale di studio per il modulo 1, materiale e video predisposto da Indire, con i link di collegamento alle aziende, ai siti web delle aziende produttrici di LIM e alle relative community. A fianco alla home troviamo l'area formazione. Formazione ci attiva il collegamento tramite i miei gruppi e tramite il link modulo 1 LIM caratteristiche e funzionalità. Ci attiva, dicevo, il collegamento all'area collaborativa del nostro corso. Cliccando su modulo 1 attiviamo un'altra barra di esplorazione che parte con la pagina home, dove trovate i messaggi del tutor relativi alle attività in corso di svolgimento. Trovate l'area forum con una serie di discussioni attive, l'area laboratorio sincrono dove troviamo il collegamento per entrare nella piattaforma Adobe Connect dove si tengono i nostri incontri in sincrono, l'area elaborato finale dove occorrerà fare l'upload del file alla fine del modulo, l'area condivisione materiali dove inseriamo i materiali relativi alle attività che andiamo svolgendo nel corso del modulo, lo spazio wiki dove è possibile scrivere a più mani documenti tematici, l'area membri dove troviamo gli elenchi delle persone iscritte a questa formazione. In alto a destra troviamo il nostro nome e la nostra fotografia se l'abbiamo caricata nel profilo. Qui abbiamo la possibilità di modificare il profilo in questo menu e abbiamo la possibilità di vedere attività, forum, amici, gruppi, messaggi, insomma tutto quello che noi facciamo in questa piattaforma. Se ci sono novità che ancora non abbiamo visto, ci vengono segnalate con un numero inserito in un cerchio colorato. In questo caso qui ad esempio ci sono 3 messaggi che io ancora non ho letto e l'indicazione di citazioni delle quali sono stato oggetto. Proviamo ora a risolvere alcuni problemi che si possono incontrare nel laboratorio sincrono. Dopo aver cliccato su laboratorio sincrono nella barra nera di navigazione del nostro spazio di formazione, troviamo il link per entrare nel laboratorio sincrono e eventuali registrazioni di eventi sincroni precedenti. Clicco su entra, questa è la pagina che viene caricata dove posso vedere l'elenco dei partecipanti all'incontro, eventuali note, eventuali sondaggi, il riquadro dove vedrò i video dei partecipanti se sarà attivata l'opzione fotocamera e voce personale e una chat nella quale, anche prescindendo dall'intervento che è in corso, i partecipanti possono dialogare tra loro e porsi domande. Quando vorrò parlare è opportuno che aspetti che mi sia concessa la parola, perché se più microfoni sono aperti contemporaneamente ci possono essere dei disturbi audio. Per chiedere la parola
In basso a sinistra trovo il pulsantino per alzare la mano. La mia richiesta sarà visualizzata a fianco del mio nominativo. Quando il relatore mi concederà la parola, a questo punto potrò intervenire. Per intervenire devo cliccare su questo pulsante con l'icona del microfono e l'etichetta parla, o sul pulsante immediatamente a destra che corrisponde al viva voce. Il pulsante parla va tenuto cliccato per tutto il tempo dell'intervento, mentre il pulsante viva voce resta fisso nella modalità di attivazione. La prima volta che cerco di attivare il microfono mi viene chiesto di consentire l'accesso al microfono e alla videocamera da parte della piattaforma. Autorizzo cliccando su consenti. Può succedere che non riesca ad ascoltare la voce degli altri o viceversa che non riesca a far ascoltare agli altri la mia voce. A questo punto dovrò controllare la funzionalità dei miei apparecchi, cuffie, altoparlanti e così via, e posso attivare una procedura di controllo nella piattaforma cliccando su riunione, gestisci impostazioni personali, procedura guidata di impostazione audio. Seguo le istruzioni, premo il pulsante test per verificare la funzionalità degli altoparlanti. Se sento il suono vuol dire ovviamente che funzionano, altrimenti dovrò verificare il corretto collegamento degli altoparlanti al computer oppure verificare se ci sono problemi di altro genere. Posso cliccare sul pulsante punto interrogativo per attivare la guida. Dopodiché procedo e passo alla selezione del microfono. In questa casella posso indicare il microfono che intendo utilizzare. Se non so quale tra i microfoni presenti nel mio computer può essere utilizzato, semplicemente lascio lo spazio in bianco e proseguo. A questo punto, cliccando su Registra, registro la mia voce, come vedo da questo indicatore luminoso. Se vedo l'indicazione luminosa vuol dire che la mia voce viene ricevuta dal microfono è registrata. Fatta questa prova, premo il pulsante stop e quindi play per ascoltare il livello. Vado avanti ancora e imposto il test, imposto il livello del rumore di fondo dell'ambiente con il test silenzio. Dopodiché vado avanti e leggo le impostazioni registrate dalla piattaforma. Clicco su fine e a questo punto ho finito la procedura.